è appena stato nominato il rabbino Bavut, venuto a trovarmi, sono stato nella sinagoga, adesso abbiamo il progetto di una restituzione di una chiesa a loro per il loro culto, va bene anche qui, speriamo di superare le difficoltà burocratiche. Insomma, io credo che si creano degli eventi che segnano un cammino, alle volte un po' lento, alle volte un po' difficile, ma un cammino che ormai è irreversibile. Indubbiamente è importante che ognuno mantenga le proprie posizioni, ma che conosca quali sono le posizioni e la storia dell'altra parte. D'altra parte, il cristianesimo nasce come religione figlia dell'ebraismo, quindi è ovvio che il cristianesimo sia interessato anche a conoscere le proprie radici, perché le radici del cristianesimo stanno nella Bibbia e quindi è giusto che ci sia un interessamento che io noto continuamente di approfondimento delle fonti, specialmente della Bibbia e delle fonti collaterali.